Buongiorno, allora ho visto tutti quanti i giornali oggi, anche se non faccio la zuppa, che commentano la manifestazione che è avvenuta ieri. Il titolo più significativo, adesso lo leggete al contrario, è quello della Repubblica che dice l'onda di Milano, l'Italia che dice no. Allora mi chiedo a che cosa dice no, scusatemi. Dice no alla fame nel mondo? Dice no alle migrazioni? Dice no a 600.000 clandestini in Italia che non sappiamo come campare? Questi 200.000 sanno come cacchio tenerli in Italia? I clandestini hanno un'idea? Hanno questi signori non dicono no, dicono sì a quello che abbiamo fatto fino ad ora, cioè tenerli in ghetti, non dargli un lavoro, renderli delinquenti e non avere la capacità di accoglierli. Quindi non dicono no, dicono sì all'accoglienza che noi abbiamo fatto fino agli anni scorsi, e cioè un'accoglienza in cui queste persone arrivavano in Italia e non avevano alcun futuro. Questo è il punto fondamentale. È bello venire qua a manifestare in mezzo alle piazze, fare questi bei cartelloni tutti quanti colorati, con tante persone multietniche, sembra di stare nella pubblicità della Barilla. Poi nella sostanza questi signori quando vengono in Italia ci occupano, queste 200.000 persone se ne occupano della città più ricca d'Italia, che gli immigrati li ha, certo li ha per chi li usa nelle fonderie, per chi li usa nelle case come camerieri, li usa come autisti, li usa anche come Uber, facendo forse fuori qualche altro italiano. Questo è il concetto dell'Italia che dice no, cioè dice sì all'accoglienza come la facevamo prima. Ma continuo, perché la cosa disgustosa, perché ti viene veramente disgusto a leggere i giornali di oggi su questa mitica manifestazione di ieri, è il concetto che ha espresso molto bene l'attore Claudio Bisio, e cioè quella è l'Italia che mi piace, l'Italia migliore. Complimenti con questa idea della sinistra, di una certa sinistra, bravissima. Ma mi sta pure simpatico Bisio, che pensa che quella è l'Italia che gli piace. Sì, il problema è che l'Italia che piace a lui non è l'Italia che vota il governo, l'Italia che piace a lui non è quella che ha la maggioranza della democrazia. E che facciamo sul fatto che l'Italia migliore non sta con lui, ma purtroppo vota qualcun altro? Mi spiace, all'Italia che piace alla gente piace Salvini, piace Di Maio, anche a me non piace Di Maio, ma che ci possiamo fare? Piaceva Berlusconi, caro Bisio. L'Italia che gli piace a lui va a finire sulla prima pagina della Repubblica, ma è una minoranza, perché la democrazia è un'altra cosa. Continuo. Intervista a Prodi è segno di un risveglio delle coscienze. Quando il governo supera certi limiti, la gente reagisce. A Prodi, ma che te sei fumato? Reagisce a chi? La gente ha reagito votando, non andando in questa piazza. Questa piazza è sempre la solita piazza, è la piazza di quelli che manifestano con i soliti Landini, con la solita Camussa, con le solite sinistri della Milano che riesce a dire diciamo no, poi l'accogliessero loro a Milano. A Milano non hanno più la capacità di accogliere nessuno, non abbiamo più la capacità di accogliere nessuno, ma accogliamole a Riace, no? Sentite da come la gente reagisce. La gente reagisce votando, va bene? Reagisce votando. Due elezioni ci sono state e non mi sembra che abbiano dato una batosta al Movimento 5 Stelle, ma anzi alla Lega, che su questo ne ha fatto una campagna elettorale, ha guadagnato e ha triplicato i voti. Ultima cosa, sentite una cronaca di questo tipo. Prima pagina oggi, Piero Colapricco della Repubblica. Quegli occhi lucidi che guardavano il sorriso delle ragazze che sulle sedie a rotelle, cosa succede qua? Le ragazze sulla sedia a rotelle cantavano di gioia. Allora, ma vi rendete conto? Ma voi vi rendete conto perché Repubblica, la sinistra, Prodi, Bisio, con tutto quel, anche le loro buone intenzioni, mettiamoci, hanno rotto le balle. Ma che cosa state dicendo? Avete utilizzato, avete messo insieme tutto? Le ragazze, il genere, che piangono, che sono sentimentali, che sono in sedia a rotelle, che sono sfortunate. Utilizzi le ragazze in sedia a rotelle per affermare che quella è l'Italia migliore. Io la trovo una cosa disgustosa. Disgustosa, ma peraltro, quando tu vedi l'onda di Milano che dice no, capisci che non questo giornale, ma che se la sinistra vuole pensare di riuscire a riconnettersi a questo paese, più che in primarie, più che manifestazioni a Milano, deve pensare a capire quello che succede nelle sue periferie, non solo di Milano. Ciao.